È una suddivisione dell'India a dare il nome a uno dei giochi da tavolo pensati per soli due giocatori più amati del momento. Jaipur è edito da Asmodee Italia e porta i giocatori a calarsi nei panni di due mercanti che si sfidano per diventare il prediletto del Maharaja. Il gioco è diviso in tre round. Ognuno è vinto dal mercante più ricco e chi conquista due round su tre si aggiudica la partita. I round si svolgono tutti allo stesso modo. Ogni giocatore deve collezionare carte merci dal mercato e venderle in cambio di rupie. Il denaro guadagnato dipende dalla quantità di merce venduta e dalla tipologia di merce, quindi ad esempio i tessuti varranno di più delle spezie, l'oro varrà di più dell'argento e così via. Oltre alle carte merci, potrete accumulare anche delle carte cammello. Queste non possono essere vendute, ma soltanto scambiate, il che però non le rende meno importanti per il gioco, tanto che alla fine di ogni round il giocatore che avrà collezionato il maggior numero di carte cammello riceverà dei punti bonus. Jaipur è un titolo adatto tanto ai giocatori più esperti quanto a chi non è appassionato di giochi da tavolo. La scatola, come vedete, è piccolina e al suo interno non troverete plance giocatore o un tabellone, ma soltanto carte e dischetti segnapunti. Disponibile a un prezzo di circa 30 euro, è un ottimo titolo per due che può essere approcciato anche dai giocatori più giovani. L'età minima consigliata è di 10 anni. Le regole sono molto semplici, la durata è contenuta, ogni partita infatti dura circa 30 minuti e l'incidenza del fattore fortuna è medio-alta. Per tutte queste ragioni, Jaipur è un titolo coinvolgente in cui ogni partita tira l'altra. Una volta iniziato a giocare, sarà veramente difficile fermarsi dopo un solo match. Scenografiche colline ricoperte di vigneti che abbracciano borghi, castelli, casali, il panorama delle Langhe del Roero e del Monferrato è a dir poco da cartolina, denso di fiabesco romanticismo ma anche di solenne integrazione tra natura e opere di ingegno umano. In questo territorio che va dalle valli pianeggianti alle montagne vive una flora molto varia. Tale peculiarità geografica ha permesso una produzione di prodotti di eccellenza. Il vino, naturalmente, o le nocciole, i tartufi, ma anche una chicca per intenditori, il miele. In particolare, il miele del Roero è un fiore all'occhiello della regione e vanta una produzione assai variegata. In questa splendida parte di Piemonte si producono molti mieli monofloreali, tra cui quelli di castagno, dal colore tipicamente scuro e sapore amarognolo, di acacia, delicato e aromatico, melata di bosco, dal retrogusto di corteccia leggermente balsamico, e ancora tarassaco e tiglio. Ce ne sono anche di peculiari, come quello di melata di abete, rododendro, girasole o addirittura di rarissimi, come la melata di quercia, lampone, menta, colza ed edera. Se volete scoprire le peculiarità del nettare piemontese, nel Roero si snoda la strada del miele, un corridoio paesaggistico-culturale che ha preso forma grazie all'Aspro Miele, ovvero l'Associazione Produttori Miele Piemonte, e percorre circa 38 km di territorio compreso tra Bra e Cisterna d'Asti, passando per alcuni dei comuni più importanti per quanto riguarda l'apicoltura.
L'itinerario è suddiviso in aree ed è possibile percorrerlo in automobile, ma anche e soprattutto a piedi o in mountain bike, grazie ai facili sentieri che collegano le varie tappe. Se non avete occasione di recarvi in questi luoghi di persona, su consigli.it tanti link utili per permettervi di assaggiare le prelibatezze piemontesi, incluso il miele del Roero.